Ha sentito, caro Guido? Ma io devo dire... C'ho il microfono che funziona? Sì, aperto, aperto. Benissimo. Devo dire che adesso c'è una grossa aspettativa da parte di tutti. E un genovese che viene qui a parlare di uno degli strumenti più innovativi per formare giovani che interessano le imprese deve portare veramente un contributo importante a un settore come quello guidato da Guido Grimaldi. Io credo che i nostri istituti tecnologici superiori, che ho chiesto anche alla Camera di chiedere a Fontana di venire a parlargli un po' a tutti i vostri colleghi, che non tutti sanno cosa siano, ogni tanto si inventano che bisogna fare delle cose. Noi siamo ancora in uno stato di, diciamo, di numeri bassi, ma cresciamo col PNRR e noi, sappiate, io verrò, perché forse mi rinnovano adesso per altri 3 anni, a chiedere che quando finisce la bolla del PNRR, noi oggi abbiamo 48 milioni per portare avanti i nostri corsi, si passi a un valore ordinamentale come le scuole e l'università, per far sì che i nostri ITS consentano alle nostre imprese di formare quei ragazzi secondo le loro esigenze. Il modello ITS, io ho firmato una convenzione con l'ambasciata francese, l'ambasciatore mi ha fatto sedere su una poltrona dove era seduto anche Napoleone una volta, non mi sono seduto un pochettino esaltato. Beh, però il ruolo c'è. Il ruolo c'era anche, sì. E a questo punto mi ha detto il modello ITS è un modello unico, non ha niente a che fare con i nostri francesi, quindi siamo noi che portiamo avanti. Cos'è che significa questo? Significa che noi abbiamo il concetto di preparazione da parte delle imprese della progettazione del percorso, che ogni anno flessibilità si può cambiare, ogni anno si possono aggiornare i contenuti. Abbiamo dentro ai nostri ITS tutto il mondo, dalla Decco ai Salesiani. Il mio membro di giunta si chiama Maurizio Lollobrigida ed è il fratello del ministro. Allora, beh, ma allora, a questo punto lei, è Don Maurizio, lei lo dichiara. Io sono anche è parroco. Esatto, allora a questo punto lo dicevo a Grimaldi, che pensa che io faccia ironia, noi, è proprio parroco. Noi abbiamo, io infatti sono un vescovo che porta in giro tutti. Sì, lei più che vescovo è quasi papa, ecco. No, io sì. Più no, che vescovo è quasi non ancora papa. Perché ce n'è uno solo. Papa emerito. Papa emerito. Comunque, in ogni caso, io volevo dire questo. Noi siamo veramente orgogliosi di aver portato avanti Bravo. Questo sistema. Io sono stato in Sicilia recentemente con Ambrosetti in una relazione, peraltro ho conosciuto Arena, che credevo fosse quello dei costumi, invece sono i supermercati che fanno 1,2 miliardi di fatturato nella regione Sicilia, e ho visto delle cose veramente fantastiche, una costruzione a Palermo di un'area che sembrava di essere a Barcellona. Io ho detto, ma gli ITS stanno diventando un punto di attrattività del territorio, perché devono diventare quel qualcosa che permette di dare un valore aggiunto, così come le imprese, così come tutti coloro che collaborano alla crescita di questo Paese, perché veramente gli istituti tecnologici possano rappresentare quel qualcosa. Non siamo la risoluzione, perché ogni tanto mi vengono a chiedere se ho i falegnami, se ho i tubisti. Allora, quelli si possono formare sicuramente, e come diceva l'onorevole Rizzetto, noi siamo pronti, perché abbiamo le possibilità, a mantenere anche la formazione continua di quelle persone che escono. Abbiamo un problema forse di formare delle persone che hanno un valore aggiunto molto elevato, per cui chi è il personale si trova poi nelle difficoltà di inserirlo in un ambito dove ci sono persone come noi che non capiscono, io mi rendo conto di non capire molto di quello che sta succedendo dell'intelligenza artificiale, pur essendo stato un ingegnere che ha fatto camion, che ha fatto erg e che poi è stato 37 anni in Confindustria, quindi ho avuto qualche esperienza anche di concetti di trattative. Oggi io credo, e finisco, credo che chi non conosce, tanto per incominciare i giornalisti che continuano a dire istituti tecnici superiori, sono istituti tecnologici superiori, chiamiamoli con il loro nome, identifichiamoli, perché sono, grazie anche ad Alice, grazie anche a imprenditori come Guido Grimaldi, stanno diventando veramente il fiore all'occhiello del nostro Paese.